che con la legalità si ottiene questo, ma poi preparatevi a marciare, preparatevi a essere, se no altrimenti non contabile. Un'ultima cosa, mi sembrava interessante, oggi stamattina ho dato un'occhiata ai dati di traffico. I dati di traffico attraverso le Alpi, che sono poi comunque la ragione per cui si farebbe quest'opera, perché dicono perché facciamo il corridoio, bla 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 bla. A parte il fatto che quello del corridoio a me sembra una cosa molto sciocca, perché per quanto ne so io, una nave che si trova nello stretto di Messina e vuole andare a Rotterdam, per dirne una, piuttosto che andare a Genova e poi ci mette 4 giorni di più. 4 giorni, più o meno tra nolo, assicurazione e carburante sono 120.000 dollari al giorno. Se vi chiedete per 3.700 container che può portare una nave in Alpe grossa, vedete che poi fare il giro da una nave in carica gli costa poi poco più di 100 euro a container, quindi non è che loro possono, cioè è una cosa assolutamente antieconomica scaricare qui e mettere su, ma lasciamo perdere. Giustificano questo fatto con il fatto che ci sono questi due grandi, a parte il corridoio è sud, che questo è per, scusate, est-ovest che è precipitato, che questo corridoio nord-sud che tira ancora il Brennero e il Sempione, tirano. In realtà se andiamo a vedere i dati ultimi anni non è così, e quei dati del traffico transalpino sono di un istituto internazionale, questo Ministero Confederale Svizzero dei trasporti, si chiama Alpinf, potete visitarlo. Lì danno la situazione di valichi dall'84 in qua, gli ultimi sono del 2010. Bene, possiamo vedere che comunque il Brennero comunque sia negli ultimi 4 anni, cioè a partire dal 2007, è diminuito del 17%. Può sembrare che la ferrovia disminuisca dappertutto il trasporto ferroviario e sul Brennero fanno sul serio quando si tratta di traghettare attraverso l'Austria, che siano effettivamente vediamo che le ferrovie in questi ultimi anni sono aumentate di 1 milione di tonnellate, ma soltanto perché le merci per strada sono diminuite di 10 milioni di tonnellate, cioè è proprio un calo pesantissimo. C'è un calo ugualmente forte sul Gottardo, che comunque diminuisce del 5%, nonostante che sul Gottardo Sempione gli svizzeri per evitare attraversamento l'hanno puntato moltissimo, ma il dato che secondo me è più impressionante è il Sempione. Il Sempione e il Löschenberg, che è questa galleria di 32 km che gli svizzeri hanno fatto per dragare, per accorciare il percorso e dragare, diciamo così, tutta questa ampia fetta di traffico che va dalla Gran Bretagna fino al Benelux, non è cresciuto. Cioè, è quello, io non mi era sfuggito questo dato, ero talmente convinto anch'io, perché non è soltanto il Löschenberg che viene fatto per Sempione, ma vengono gli svizzeri, si fanno carico addirittura di ristrutturare a loro spese delle linee francesi e danno la politica di tariffaria, di trasporti, di organizzazione che vi assicura assolutamente efficiente sulle ferrovie. Ciononostante, il Löschenberg, la linea ad alta velocità, questa componente ad alta velocità della linea Sempione, non ha fatto crescere la traffico Sempione. In sostanza, voi qui rischiate di essere vittime niente di più di un sogno, perché voi quando arrivano qui poi dici, e li mettete a difficoltà con le obiezioni tecniche, cominciano a dirvi collegarsi all'Europa, andare, sono sempre sogni lontani, vedete proprio che vanno su lontano. Voi siete praticamente rischiate di essere vittime di un'opera inutile, una corsa dietro un sogno per i politici e probabilmente di qualche pacchetto per accettare lo statale che ci ha pagato. Si dovrebbe supporre questo gli andamenti del passato.